Terminato il periodo di Natale, iniziamo il tempo ordinario. La festa del battesimo del Signore è considerata la prima domenica per annum e la domenica successiva è la seconda. Potremmo parlare di una terza Epifania. Noi diamo il nome di Epifania solo alla festa del 6 gennaio. Ma la tradizione ci ha insegnato che l'Epifania, cioè la manifestazione di Dio nella umanità di Cristo, si attua in tre grandi eventi prodigiosi. Le genti, nella figura dei magi, riconoscono in Gesù il Re. Nelle acque del Giordano il Padre rivela che Gesù è il figlio amato. A Cana di Galilea Gesù dà inizio ai segni del suo ministero messianico. Il Vangelo in questa domenica ci presenta il primo segno di Gesù, o meglio, l'archetipo dei segni, il modello ideale della azione simbolica di Gesù. È l'Evangelista Giovanni che lo racconta. Solo lui presenta questo principio dei segni. È banale dire che è il primo miracolo. È il prototipo degli eventi significativi compiuti da Gesù e riguarda una festa nuziale dove Gesù, in qualità di sposo, fornisce il vino, quello buono, letteralmente bisognerebbe tradurre quello bello, che è stato conservato fino a questo momento. La scena delle nozze richiama l'alleanza fra Dio e il popolo, ma nella situazione di Israele, in questo rapporto di alleanza, non c'è più vino. È come dire non c'è più amore, non c'è più festa, non c'è più gioia. La mancanza del vino è la situazione dolorosa di una relazione d'amore in cui i due dicono: fra di noi non c'è più niente. La madre, presente alle nozze, figura dell'Israele fedele, si rende conto di questo vuoto e annuncia al figlio il dramma della mancanza. Non è una scena banale dove Gesù offre dell'ottimo vino a gente un po' ubriaca. È un racconto teologico e la madre, Israele fedele, si rivolge a Gesù, il quale la chiama donna, proprio per evocare la figura simbolica del popolo di Israele. Che c'è fra te e me? Come ti poni nei miei confronti? E la madre dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà. Si pone di fronte a Gesù come di fronte al Signore Dio, ripetendo le stesse parole che Israele aveva detto al Sinai, accettando l'alleanza con il Signore. Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. Sei idrie di pietra. Non sono delle anfore, ma sono dei pozzi scavati nella roccia che contengono circa 100 litri ciascuno. Ed è importante che l'Evangelista sottolinei: servivano per la purificazione dei giudei. Sono contenitori di acqua lustrale. Servivano per lavarsi le mani e i piedi prima del pranzo. Adesso sono vuote perché l'acqua è stata utilizzata. Non è acqua da bere, è acqua lustrale. Richiama l'antica alleanza con i riti di purificazione.
i servi obbediscono al comando di Gesù, riempitele fino all'orlo. Sono sei e sono di pietra, sei è il numero della imperfezione, richiama l'uomo creato il sesto giorno, e sono di pietra, come le tavole della legge, come il cuore dell'uomo vecchio. C'è bisogno di un rinnovamento e Gesù sta compiendo il segno della novità. Quell'acqua attinta viene portata al capo tavola. È importante che sia il capo, perché è figura dei capi di Israele, quelli che comandano e non capiscono. Hanno la presunzione di comandare, pretendono di capire, in realtà beve quel vino, lo trova ottimo e anziché fare i complimenti, critica. Dice, di solito si dà da bere quello buono all'inizio, adesso è quasi sprecato, la gente è già mezza brilla. Tu hai conservato fino adesso il vino bello. A chi lo dice? Allo sposo. E chi è lo sposo? Colui che ha fornito il vino, cioè Gesù. Gesù si presenta come lo sposo, colui che rinnova l'alleanza, dà nuova sostanza d'amore a questa relazione fondamentale. La prima lettura, tratta dal testo del terzo Isaia, richiama la grande metafora dello sposalizio fra Dio e il suo popolo. Ed è proprio quella realtà che Gesù viene a vivificare e rinnovare. Il Salmo è il 95, lo stesso che ci è proposto nella notte di Natale. È un salmo di celebrazione della rivelazione di Dio. Dite tra i popoli, il Signore regna, annunciate le sue meraviglie. Le meraviglie che il Signore ha compiuto, a cominciare dall'archetipo dei segni, è il rinnovamento della umanità. La seconda lettura nel tempo per annum è indipendente, non è legata né al Vangelo né alla prima lettura. Ogni anno in questo periodo ci viene proposta la prima lettera ai Corinzi. I primi capitoli nell'anno A, la parte centrale nell'anno B, gli ultimi capitoli di questa lettera nell'anno C. E dal momento che siamo nell'anno C, cominciamo a leggere la prima lettera ai Corinzi che ci accompagnerà fino alla Quaresima a partire dal capitolo 12, perché gli altri 11 li abbiamo già letti gli anni scorsi. E nel capitolo 12 l'Apostolo Paolo affronta il tema dei carismi, dicendo che sono molteplici, ma richiamano l'unico Dio, perché dipendono e derivano dall'unico Signore. Inizia il discorso con una interessante sottolineatura trinitaria. I carismi sono diversi, ma uno solo è il Signore. Uno solo è lo Spirito, uno solo è Dio. La molteplicità di ministeri, di attività e di carismi che si manifestano nella Chiesa non devono farci perdere di vista l'unicità della fonte. E quindi la nostra realtà ecclesiale deve essere molteplice, variegata in modo infinito, ma profondamente unitaria, perché uno solo è il Signore che dona tutti i carismi.